Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG, bentornati di nuovo su Il Grinch. Ripartiamo da dove ci eravamo fermati, ovvero nuova zona della discarica. Vediamo un po', ovviamente qui abbiamo da fare ancora tutto quanto, quindi ci armiamo e iniziamo di nuovo a seccare ogni robottino che gira qua intorno. Qui bastava solo un rimbalzo. Porca. Ah, questi forse vanno alitati. Sì. Oh, me la ricordo sta parte. Ok. Che paura. E dai, t'ho preso. Come sempre, se non siete iscritti, iscrivetevi. Attivate la campanella. Vi ricordo che sotto le feste sarebbe un regalo bellissimo abbonarvi per un solo mese. Anche solo uno. Provate. Sono solo 4,90. Oppure potete farlo su Twitch. Se avete Prime è anche gratis. Quindi potete regalarvi l'abbonamento comunque e non pagare un cavolo se avete Amazon Prime. Ma va, dai. Si ferma. Vai più lontano. Ok. Dovremmo riuscire a fare tutte le missioni del luogo, solo non prendere tutti i pacchi, perché per l'appunto senza tutti i potenziamenti. Dai, pensavo si stordisse almeno con l'esplosivo, invece proprio un colpo me lo piglio. Aia, aia. Vai, vai. Chissà quante puntate mi usciranno di questo gioco. Vi ricordo che lo sto portando raccogliendo tutto, quindi se state cercando una guida e siete arrivati fino qui e vi state ancora chiedendo: ma lo prende tutto? Siamo sicuri che prende tutto? Prende tutto. Tranquilli che prendo tutto. Linea disattivata. La mia linea di internet. Così ci si mette 60 anni e se giro? Ah, se giro. Ok, se, allora giriamo. Qui ci dovrebbe anche essere qualcuno. Sì! E dai, però con quell'angolazione non potevo mai vederlo. È che ho paura di cadere di sotto. Mamma mia, se ho paura di cadere di sotto. Ah, yep.
Qui dovremmo usare un attimo Max per premere tutti i tasti a tempo. Quindi chiamiamolo e via. E via. Ottimo. Non sarà l'unico, saranno un po' più difficili gli altri, ovviamente. Difficoltà sempre a salire, come è giusto che sia. Aia. Aia. Grazie. Aia. Aia. Aia, aia, ma andiamoci una mossa. Aia, aia. Guardiamoci bene in giro, che come sappiamo i pacchi, vedete, compaiono solo se siamo abbastanza vicini di visuale. Là forse ci arriviamo con il... con il... come si chiama? È lo zainetto propulsore, non mi viene mai il nome. Tutto quello che possiamo prendere anche prima di avere il Grinchcotter è tutto buono. Caspita, ci arrivo là sopra. Ci arrivo. Però non è abbastanza. Ok. Cosa devo fare adesso? Possibile che devo provare di qui andare lassù? Mi sembra un po' distante. Là c'è un buco nelle texture, ma non penso che sia quello il modo. Casomai è il modo di rompere il gioco. Mi faccio ancora un girello. Siamo quasi al massimo delle uova marce. Ma è l'unica, eh? È l'unica prova a salire là sopra. A parte salire là sopra in quel modo, non ho veramente idea. Quindi, se sbaglio faccio una figura di merda. Però se non sbaglio non faccio nessuna figura. Quindi c'è solo da perdere. Bene. Ci giriamo. Ah, non posso girarlo più di così? Bene. E la madonna. Non mi fare ste grattate di audio terrificanti. È veramente fastidioso quando lo fa. A seconda dell'emulatore, a seconda dei plugin, a seconda di tante cose. Dai. Quello che mi scoccia è che vorrei giocarci molto di più a questo. Vorrei avere molto più tempo per finirvelo davvero tutto prima di Natale. Ma ormai è Natale e quindi
Quando voi vedrete, ovviamente, questo episodio sarà già passato, è ovvio. E magari voi lo state guardando ad agosto. Quindi, nel caso, buone vacanze estive. Buon sole, buon caldo, buon mare. Beati voi del futuro che siete al mare. Noi stiamo al freddo. Madonna, sti stacchi di audio. Perché poi ci sono i fenomeni che vengono a dirmi: ma perché ogni tot stacchi l'audio di colpo della cosa? Non avete capito. Non sono io. Non sono io. È il gioco che fa così. Emulato, la ISO fa sta cagata qua. Poi, se vi devo dire perché, non lo so. Perché comunque uso anche il formato giusto per sentire il gioco con le tracce audio, però non è neanche il primo gioco che mi fa questo scherzetto. Ce la farà il nostro Max? O lo licenziamo? Ce l'ha fatta. Ma dove sto simbolo che continuo a vedere in giro? Mi ricorda Legacy of Kain. Non ho ancora capito quali si spaccano subito, quali no. Non si vede un cazzo, quindi ci sarà da scendere. Ah, là, ho visto. Oh mamma. Ve l'avevo... Porca puttana! Sì, ma non è giusto così! Non è giusto? Non è giusto? Meno male che siete tutti buoni qui a Natale, eh! Mi state elettrificando a vista! Vi meritate che vi rubo il Natale! Ok, quindi li dobbiamo attivare tutti e poi utilizzare... Merda, mi serve. E poi utilizzare... come pedane per passare dall'altra parte. Oh, mai una volta che do la culata bene. Avrò preso tutto? Così sembra. Tra l'altro questo, non so se mi sbaglio, potrei star per dire una cazzata, ma è l'unico livello proprio inteso come i quattro principali, che all'interno avrà un'altra via di uscita. Aspetto il prossimo. Avete presente i tubi che ti riportano alla cosa? Essendo che in questa direzione è molto lunga. Mamma mia!
ci sarà un altro tubo che riporta che lag. Era dai tempi di Taifu che non vedevo un lag così. Taifu col muratore, che mi ricordo che i muratori durante Taifu stavano facendo un bordello, avevano dato il peggio di loro. E voi l'avete vista la serie di Taifu? Devo iniziare ogni tanto a fare delle ricerche, guardare quali sono le serie meno viste sul canale e ogni tanto postarvele. Postarvele nei post community e tutto, così che qualcuno che vuole recuperarsele può. Ci sono effettivamente delle serie che per motivi di tempo o per feed che non arrivavano vi siete persi. Ed effettivamente, e non sono per abbonati, quindi è solo semplicemente che o non avevate il tempo, o non vi interessavano, o non vi è arrivato il feed. Quindi, per ovviare a tutti quelli che manco sanno che ci sono state, perché magari serie molto corte, eravamo già passate ad altro quando. Per esempio, ho scoperto un sacco di voi che si sono persi la serie di Nocturne. Ne abbiamo scoperti davvero tanti. Ed è una serie da vedere, la serie di Nocturne dello straniero, non può non essere vista. E anche il Blair Witch Project a sto punto, perché essendo spin-off di quello. Come esco? Ah, ok. È parte molto impegnativa questa. È difficile commentare quello che faccio, essendo che è tutto tecnico. Qua non è di divertimento, è proprio solo tecnico. Quindi, a rispetto degli episodi precedenti, questo è proprio meno divertente, penso anche per un bambino all'epoca. Non so quanto venisse voglia di fare questa parte. Infatti, anche di questo ho scoperto tanta gente che si fermava a giocare ripetutamente al primo e al secondo livello, mentre il terzo e il quarto livello molto meno toccati e mai finito addirittura da molte persone. Non posso dire che non li capisco perché. C'è un perché a tutto ciò. Oh, ed eccoci qua. Eccoci qui all'edificio del generatore. E qui dobbiamo per l'appunto compiere la nostra missione di disattivarlo, di spegnerlo. Andiamo prima a riempirci ben bene. Non sono certo di poter da qui colpirlo. No.
Facciamo il giro. Facciamola giusta come va fatta. Ci servono, quindi faccio un attimo scorta, perché tutte le volte tornare indietro poi ci farebbe allungare più del dovuto questa parte, che già sarà lunga. Quindi se anche voi state tentando di farlo al 100%, sono con voi, faccio il tifo per voi, seguitemi, vi do io una mano. Quello dovrei riuscire a smerdarlo, ma il problema è che saltella. Devo andare un po' d'anticipo e beccarlo. Ah! E dai! Luca, resisti dal imprecare fortissimo. Aia. Aia. Ricarichiamo un po' le batterie qua. Le nostre uova schifosissime. E iniziamo la nostra scalata verso tutti i generatori da spegnere. Oh, salve! Sembrava divertente farlo rimbalzare così, sta guardia. Cosa sei, una guardia o un grillo? Ah. Aia. Prendiamone qualcuno senza friggere. Ci dobbiamo arrampicare. Mi piacerebbe velocizzarvela questa parte, però fa parte, cioè è una parte che non avete ancora visto nemmeno una volta, e velocizzarla magari a chi la utilizza come guida non la capisce, quindi è bene farla vedere. Oddio, non è che c'è qualcosa che si può perdere completamente. Bene o male dovete farvi il percorso obbligato, smerdare le telecamere, colpire i tasti che disattivano, che disattivano i generatori, ovviamente prendere tutti i pacchi. E uno è spento. Ne mancano tre. Quindi? Ma non si doveva vedere che si spegneva il... Mi sbaglio? Vabbè. Lasciate perdere il mio cervellino, che ogni tanto si immagina di vedere delle animazioni in più che non ci sono. Qui il tasto è un po' nascosto, ma neanche tanto, era qua dietro. Ok.
Chissà perché pensavano gli sviluppatori che questa parte fosse all'altezza di quelle precedenti. Cioè, c'è del lavoro dietro ed è innegabile. Però secondo me anche per un bambino è meno bello da vedere. Poi vi faccio un paragone, per esempio in Spiro tutti gli ambienti, tutti i livelli, anche se qualcuno magari può piacere più di un altro, sono sempre tutti colorati, tutti con musiche allegre, tutte questo proprio, ma anche non solo Spiro, anche Crash, tutti colorati, tutti bla bla bla, anche per dire qualcosa tipo Ape Escape. Questo invece ha delle zone più, per dire, essendo che questo è meccanico, no? Meccanico, elettronico, così lo allineeresti all'idea del laboratorio di Cortex, no? Più o meno. No. Poi si ripiglia un po' col lago, eh? Il lago è di nuovo qualcosa di più allegro. Questa parte qui è sempre troppo. Non vi preoccupate, la finiamo proprio in questa. Non al 100%, ma il 100% poi è solo di pacchi. Pip, pip, pip. Quindi quello è chiuso. Qui c'è questo cavo che è collegato a quello. Quindi sparando a quello spengo il cavo o spengo il generatore? Cosa spengo? Spengo il cavo, non il generatore. Quindi prima di andare di là ci riempiamo di nuovo e saliamo di qui da andare al generatore, perché sennò poi dobbiamo tornare qui. E io di tornare qui non c'ho proprio voglia. E stiamo anche registrando già da un bel po', quindi dovremmo per forza andare un po' oltre ai 30. Ce la possiamo fare, lo so che ce la possiamo fare. Dai, datemi 5 minuti e spegniamo tutto il generatore. Fidatevi. E se non ce la faccio, ho fatto appena schifo. Ho fatto un brutto rumore. E il secondo generatore è andato. Poi abbiamo qua questo cucciolo di guardia. Aia. Prendiamo il volo. Perché posso sbagliare a sparare e sbagliando a sparare non voglio poi rifarlo. Quindi ricordiamoci che arrivati tutto sopra dobbiamo poi tornare indietro dove abbiamo disattivato la corrente al cavo. È molto importante.
Tanto dovremmo tornare comunque sotto per tornare poi alla nostra caverna, quindi vien da sé che dovremmo comunque scendere. Eccola l'altro tasto. Mamma mia. Questo è un po' più tosto da colpire, mi sa. A posto. Preso. Grinchcotter. Non li abbiamo ancora tutti, ovviamente, se no inizieremmo il lago già con tutto. E terzo generatore spento. Piglia. Torniamo tutto indietro al cavo. Ok, non sapevo che mi davano la scossa. Ok, non lo sapevo. È scaduta la melma e ti dà la scossa. Vi giuro che questa cosa non me la ricordavo. Come vedete, anche io ogni tanto qualcosa me la scordo. Ok. Dovrebbe essere questo il cavo che non avevamo oltrepassato. Anche perché ci sono delle telecamere da smerdare. Intanto c'è la guardia là che sta saltellando. Invece di attaccarmi è là a saltellare. La la. Che l'è sto lag? Oh. Non mi morire proprio adesso. Non lasciarci adesso, gioco. Stavo registrando troppo e inizierà il computer a dire: oh, ma che sei scemo? Vedi che mi sto rompendo le palle. E poi cosa ti aspetti? Anche che te lo lascio montare il video e poi pure magari caricare? No. Ah, ok, questo cambia. Ok. Bene. Prendiamo il pacco. E siamo pronti a distruggere. Cioè, veramente solo spegnere. Non è proprio distrutto. Il generatore. In teoria abbiamo sì fatto lo scherzone, ma è facilmente recuperabile. Ho grinciato! Li abbiamo grinciati! Cos'è successo? Ma io non volevo uscire di qui! Vabbè, non ho capito dove mi ha fatto partire! Scusatemi anche voi, quindi possiamo prendere questo pezzo del Grinchcottero e qui appunto, oltre a poterci riricaricare completamente di uova, abbiamo anche la possibilità di tornare a casuccia nostra e lo facciamo. Quindi un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG e ci vediamo alla prossima. Ciao!